In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. È la parola di Gesù che oggi ci viene rivolta. I discepoli, innanzitutto, di fronte a questo sì, se uno mi ama, se uno mi ama, ci interroga subito. Perché Gesù si rivolge evidentemente anche a noi, siamo noi suoi discepoli, noi siamo gli apostoli a cui parlavo in un momento, ma noi siamo suoi discepoli, siamo cristiani, battezzati. Se uno mi ama, e ci porta a interrogarci subito, ma io amo il Signore. Osserva la mia parola e quindi diventa il criterio, uno dei criteri fondamentali per capire se amiamo il Signore, cioè come osserviamo la sua parola, come la mettiamo in pratica. E poiché oggi, questa domenica, cade questa giornata del primo di maggio, cioè festa del lavoro, proviamo ad applicare in base alla parola di Dio. Cosa può significare questo? Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E prendo spunto dalla seconda lettura, il libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse ci presenta questa grande città, la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, una città di alte mura che si fonda sui 12 apostoli. Questa città, lo sappiamo, è la Chiesa. E allora penso che potremmo dire così: se uno mi ama, costruirà questa città santa, Gerusalemme, la nuova Gerusalemme, la Chiesa, insieme con me, dentro questo mondo. Perché questo è lo scopo per cui Gesù è venuto nel mondo. E attraverso i suoi apostoli, con i suoi apostoli, poi via via, ha fondato la Chiesa perché porti questa luce dell'agnello, l'agnello è Gesù, perché porti la sua luce nel mondo. Questo vuol dire, allora, che attraverso la nostra laboriosità siamo chiamati a costruire in diversi modi, con le modalità diverse per ciascuno di noi, ma a costruire questa città santa, in cui tutti noi ci riconosciamo figli, ci riconosciamo fratelli, in cui tutti noi ci amiamo. Costruire questa città santa vuol dire che richiede la partecipazione di tutti noi. Vuol dire che non tocca al prete costruire la chiesa, certo che tocca anche al prete, ma non tocca solo al prete. A partire dalla chiesa che ospita in questo momento, chiesa fatta di mura, nel quale l'agnello è custodito. So che voi amate molto la vostra chiesa, ed è una bella cosa, ma insieme è da costruire, insieme è da salvare, è la partecipazione con la laboriosità che si esprime certamente nelle fabbriche, che si esprime nelle officine, negli artigianati, eccetera, ma è una laboriosità che si esprime, ragazzi, anche nel vostro studio. Perché attraverso il vostro studio tirate fuori la vostra personalità, attraverso il vostro impegno costruite quella persona, quella personalità che sarete domani. Il lavoro non è soltanto produrre qualcosa all'esterno, certo lo è anche quello, ma è innanzitutto produrre attraverso anche la fatica qualche volta che facciamo, ma per costruire la nostra personalità, perché poi dopo la nostra personalità arricchisca tutto. Allora certo, se non mi ama, costruirà la mia chiesa dentro questo mondo. La costruisce certamente nella fabbrica, la costruisce certamente sui campi, la costruisce nelle officine. Perché? Perché essere chiesa di Dio non è un fatto soltanto dell'essere qui in chiesa, ed è molto bello che ci troviamo in chiesa insieme a celebrare l'Eucaristia, a pregare, a dare al Signore. Ma se siamo cristiani solo in chiesa, minimo è troppo poco.
possiamo essere cristiani solo in chiesa. Dobbiamo essere cristiani appunto anche nel mondo del lavoro, in tutte le forme del mondo del lavoro, che è da fare al lavoro domestico, al lavoro dell'industria. Essere cristiani vuol dire portare la nostra onestà di persone, ma anche saper vivere coerentemente con osservare la parola, vivere coerentemente dentro la realtà della scuola. Ragazzi, siete cristiani anche a scuola, non siete cristiani soltanto quando venite a catechismo. Siete cristiani anche quando giocate. Chiarissimamente. E allora è così che costruiamo. È chiaro che ci rendiamo tutti insieme, per cui i genitori aiutano i figli a crescere in questa maniera. E poi all'interno delle nostre realtà dove ci incontriamo tra di noi, costruiamo la Chiesa. Certo, anche il nome.